Spanish Piano di Carla Di Lena. Subito dopo la dichiarazione di guerra, le sirene del raid aereo suonavano e, prese le maschere a gas, andavamo nei nostri rifugi. Eravamo un po' nervosi, ma anche eccitati, come fossimo suore in un convento. In parte per ragionevole prudenza, in parte perché si sentisse che qualcosa doveva essere fatto per mostrare che la guerra andava presa sul serio, e in parte per spirito di contrizione, l'ufficio centrale aveva deciso di chiudere qualsiasi attività potesse distrarci e consolarci. Chiusi i teatri, i concerti, i musei, chiuse anche le gallerie d'arte. Per le prime due o tre notti fu suggestivo e persino poetico. Poi ci si rese conto che la mancanza di intrattenimenti rendeva irritabile la popolazione. Divenne il simbolo della frustrazione. Si parlava di blackout culturale. Nel settembre 1939 così appariva Londra. Il racconto è di Sir Kenneth Clark, il direttore della National Gallery. Un saluto da Carla Di Lena. Iniziamo la seconda puntata del nostro ciclo dedicato al pianoforte a Londra nella prima parte del Novecento. E iniziamo con il racconto di un'avventura che cambiò la vita non solo alla nostra protagonista, la pianista Myra Hess, ma a tanti che parteciparono all'iniziativa. Non penso che chi di noi era presente possa dimenticare quel primo concerto. A tenerlo fu lei, Myra Hess. Nel caso, ella disse, che l'intera operazione si rivelasse un fallimento, volle essere lei a rischiare. Dopo l'Appassionata di Beethoven, suonò quel pezzo che era così suo, la trascrizione del corale di Bach, opera 147. Guardavo attraverso le tende la sala gremita di pubblico. Erano arrivati con il viso segnato dall'ansia, ma non appena iniziò la musica, guardarono Myra con un'espressione rapita. Sembrava che le preoccupazioni si fossero dileguate. Non avevo mai visto visi dall'espressione così trasformata. Thank you.
era iniziata l'avventura dei concerti alla National Gallery e così la racconta ancora Sir Kenneth Clark, direttore della galleria. Aveva accolto l'idea proposta da Myra Hess e da Denise Lassimon, allieva anche quest'ultima del grande didatta Tobias Matthey, e l'aveva accolta con un'adesione entusiastica. Le due pianiste chiedevano di poter tenere concerti come eventi occasionali e Clark rispose: «Ma perché non tutti i giorni?». I permessi, forse proprio grazie alla situazione di emergenza, furono ottenuti dalle autorità in poco tempo e iniziò quella che si può descrivere come una delle più straordinarie invenzioni della vita concertistica britannica. Myra Hess, che con la sua fama e il suo prestigio fu il nome tutelare dell'intera operazione, considerò questa la sua missione in tempo di guerra. Dopo l'annuncio dell'entrata in guerra, annullò la tournée americana già programmata per restare nel suo paese. Vi prego di considerare il significato di questa guerra. Siamo davanti all'annientamento di tutto ciò che riteniamo importante. E alle mie mani sembra che sia stata data questa meravigliosa opportunità di dare sollievo spirituale a chi sta dando tutto se stesso per combattere il male. Se avessi tradito questa fiducia, avrei sentito che la mia stessa integrità e il futuro della mia arte ne avrebbero inevitabilmente sofferto. Dopo quel primo concerto, Myra Hess suonò altre 146 volte alla National Gallery, per non contare le collaborazioni di musica da camera, anche a volte improvvisate all'ultimo momento, per sostituire colleghi impossibilitati a partecipare. A questo si aggiungeva il massiccio lavoro di organizzazione e le difficoltà quotidiane nel mandare avanti un'attività che qualsiasi buon senso avrebbe consigliato di sospendere. Quando i bombardamenti giunsero anche nel centro di Londra, i concerti continuarono nel piano basso dell'edificio e sempre con un elevato numero di presenti. Si tenevano all'una di ogni giorno, da lunedì al venerdì. Uno scellino per entrare, devoluto ai musicisti bisognosi, nessun compenso agli artisti. Pubblico di ogni tipo affollava la sala da concerto, con un autentico desiderio di ascoltare musica. Era, in fondo, il pubblico ideale per la nostra grande protagonista, Myra Hess. Un pubblico vero, non mondano, non ozioso, ma provato da una quotidianità al limite della sopravvivenza. Ma cosa suonava Myra Hess nei suoi concerti? L'elenco è impressionante e comprende piccoli pezzi, così come interi cicli di sonate e di concerti. Molto Beethoven, molto Brahms, la serie completa dei concerti per pianoforte e orchestra di Mozart e naturalmente molto Bach. Myra poi suonava molti piccoli pezzi di autori diversi, di stili diversi, anche di autori contemporanei. Ascoltiamo ora la sonata di Scarlatti in sol maggiore, registrata nel 1940.
L'anno dopo, invece, nel 1941, la S incide un gruppo di composizioni di Brahms, tra cui il celeberrimo Capriccio in Si minore. Il repertorio tedesco era molto amato da Mayra S., che con il tempo sempre più diradò l'esecuzione dei piccoli pezzi d'antologia, dei fogli d'album, per dedicarsi ai grandi autori. Diversi furono i momenti critici nella sequenza dei 1698 concerti che in 7 anni e mezzo si tennero ininterrottamente alla National Gallery. Quando il baritono Roy Anderson, ad esempio, annunciò che avrebbe cantato i Lieder in lingua originale, era la prima volta che si ascoltava qualcosa in lingua tedesca dopo l'entrata in guerra. Oppure quando una bomba colpì l'edificio durante l'esecuzione di un quartetto di Beethoven, ma fortunatamente in un'ala diversa da quella in cui si stava svolgendo il concerto. Ma ascoltiamo dalla viva voce di Mayra S. il ricordo di quei giorni in un'intervista concessa molti anni dopo, alla fine degli anni 50, al giornalista Jim Fassett. A distanza di tempo accenna con un marcato senso di humor a quando un improvviso di Schubert, quello con le variazioni, fu inframmezzato da una bomba. Did you have very many narrow escapes like that at the National Gallery concerts? Oh, yes. Really, bombs falling when you were playing? Once or twice bombs fell during the concerts, but we never stopped, we went on. You just went on? Yes. Did the audience stay? The audience stayed, yes. It's incredible what you can get used to, you know.
I sometimes had to make forced crescendos to try and hide the noise of the flying bombs. Oh, the flying bombs, the last flying ones were the worst. Yes. Yeah. I was playing these Schubert B-flat impromptu once, you know, the one with the variations. Mm. And I started the lovely minor variation and a flying bomb began to come near. And if you'd come in the middle, you'd have thought I was playing the Brahms B-flat concerto. I made tremendous crescendo. And then when the bomb went further away, I made a decrescendo. And nobody noticed what had happened. Nel racconto delle persone che hanno collaborato a questa straordinaria avventura dei concerti quotidiani alla National Gallery, risalta per esempio la preoccupazione di chi sentiva una prova approssimata il giorno prima da parte della pianista Myra Hess e poi invece uno stupefacente concerto il giorno dopo. Un musicista chiamato a voltare le pagine per la prova del concerto K453 per pianoforte e orchestra di Mozart uscì dalla prova costernato al pensiero che solo il giorno dopo la pianista avrebbe dovuto affrontare il pubblico, ma come sempre la pianista lo affrontò al meglio possibile, come se avesse sempre fatto parte del suo repertorio. Mi chiedi se riesco ad esercitarmi? Ben poco, perlomeno non come vorrei, ma il Signore sembra essere con me e l'ispirazione sembra arrivare al momento necessario durante il concerto. Per mesi, e anche ora, è quasi impossibile sedere al pianoforte a sangue freddo e esercitare passaggi e note. Questo frammento del concerto K453 di Mozart, che abbiamo estratto da un filmato presente in rete, filmato che vi invitiamo a guardare, ci descrive bene il contesto dei concerti, le immagini del pubblico vestito in abiti dimessi, della giovane regina presente ad onorare la circostanza, dei tanti militari e poi la figura apparentemente austera e matronale di Myra Hess, il suo gesto elastico e vivacissimo che si traduce in uno straordinario senso di vitalità e di teatralità mai esibito. I concerti poterono continuare in mezzo alle difficoltà grazie anche all'aiuto degli amici musicisti americani. La fama di cui godeva la Hess negli Stati Uniti e la solidarietà politica portarono una sostanziosa somma, raccolta anche grazie all'apporto di musicisti come Toscanini, Koussevinsky, Rachmaninoff e Heifetz. Il 10 aprile 1946, a guerra finita, si tenne l'ultimo concerto dopo 6 anni e mezzo. Thank you.
Era questo il primo tempo della sonata opera 109 di Beethoven. Mayra Hess con il tempo suonò sempre più frequentemente le ultime sonate di Beethoven, un repertorio che amava particolarmente e che le permetteva di mettere in evidenza lo scavo delle pagine, la lettura musicale così, così profonda, così piena di sostanza e di equilibrio che caratterizza le sue interpretazioni. E si chiudeva quindi nel 1946 la storia straordinaria di un'iniziativa, quella dei concerti alla National Gallery, il cui valore musicale si traduceva in valore civile, in espressione del significato della musica e della cultura nei momenti tragici della storia umana. Era il valzer numero 15 in La bemolle maggiore dall'opera 39 di Brahms, uno dei pezzi spesso eseguiti da Mayra Hess nei suoi bis, un pezzo che alleggeriva anche nell'ambito di questa puntata le atmosfere drammatiche che abbiamo rivissuto attraverso i racconti. Racconti che confermano quale valore sociale può rivestire la musica e di cui grandi artisti, pur inseriti nello star system come era Mayra Hess, possono farsi portavoce. British Piano per oggi si chiude qui. Carla Di Lena vi dà appuntamento tra 7 giorni per altra musica e per altre storie. Avete ascoltato? English Piano di Carla Di Lena.